Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è il centro di addestramento, quindi oggi sento l'acqua in sottofondo perché l'evaso da cui ho preso il salvataggio è in acqua. Oggi vi spieghiamo come andare nello spazio, quindi farò il tutorial con voi. Passo passo ve li spiego. Iniziamo con lo spazio e tutto, come funzionano i razzi. Space is the place. So you want to get to space. Have you tried rockets? Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. Ah, beh, cioè, il primo tutorial era guardare il video. Fantastico, ok, quindi l'abbiamo fatto. E quindi avete capito che ci sono diversi tipi di motori che hanno compiti diversi, no? Poi li possiamo usare come vogliamo, ma tipicamente se sono più potenti sono meno efficienti e viceversa. Quindi di ogni motore ne abbiamo due o tre tipi. Ok, impariamo come controllare un razzo, quindi ruotiamo la visuale, zoomiamo con la rotella. Ok, andiamo il via, pigiando via un cospazio. Non sto toccando nessun pulsante adesso perché c'è l'SAS, il controllo di stabilità attivo. Quindi arriviamo a 1000 metri, lo vedete qui. Ok, siamo a 1000. Possiamo ancora crashare, ok. Con W ed S, no? Facciamo beccheggio. L'imbardata con A e D. Invece con Q ed E facciamo l'io. Giriamo su noi stessi. Ok, quindi anche questo l'abbiamo fatto. Direi che possiamo fare, sono velocissimi questi tutorial, possiamo fare un capitolo per video. Così escono alla fine 4 video, mi sembra. Non sentiamo più l'acqua in sottofondo, almeno. Sentite i bambini che giocano da casa mia. Ok, adesso ci insegna come costruire un razzo. Qui abbiamo messo la cabina, adesso mettiamo il serbatoio. Ci dice di mettere questo, che usa Metalox. Super atmosphere.
engine to the fuel tank. Quindi mettiamo il motore, quello che ci serve di sostegno, ecco. Excellent. Our rocket is looking pretty great. We just need one our one curve. E mettiamo il paracadute così non si schianta. Vado un po' veloce, cioè è semplice. Fare questo razzo qua è semplice. Farne uno che va sulla luna è un po' meno semplice, probabilmente. Visto che anche io faccio fatica ogni tanto. Sto pezzo qua è... C'è un pezzo... Che pezzo è questo, scusa? Cioè, questo non l'avevo attaccato prima, è uscito nuovo adesso. Vabbè. Vediamo come manipolare la visuale. Quindi così giriamo. Zoomiamo come prima. Con la rotella, tenendo la pigiata. Su e giù. Clicca sul pulsante centrale del mouse sulla parte del veicolo per centrare lì la visuale. Ah, questa ad esempio è una cosa utile. Vedete? E poi la visuale fighissima che hanno introdotto, che è questa. E con home risettiamo la telecamera. Andiamo avanti. Dai, su, caricati. Lanciamolo finalmente. Quindi lo lanciamo, dovrebbe andare dritto da solo, però con WASD lo possiamo girare come abbiamo visto prima. Abbiamo quattro stadi adesso. Quindi ogni volta che pigiamo spazio, clicchiamo via, separiamo uno stadio. Appena finiamo il carburante, pigiamo spazio. Ok. Sto razzetto semplice già è bello efficiente. Chiediamoci se abbiamo chiuso la chiave l'auto. Va bene. Meglio anche il paracadute perché sennò ce l'ho sulla coscienza. Quindi abbiamo visto come funzionano anche gli stage o gli stati. Secondo me sentite le ventole del computer, adesso vedo se riesco a minimizzare l'impatto, ma dubito. Ok, siamo a 20 km di altezza. Ci ha spiegato come andare più veloce o più lento. Potete o cliccare qua o usare virgola e punto.
Una lezione va solo per questo, vabbè. Se ho così le lezioni all'università sarebbe tutto più facile. Io l'avevo già attivato il paracadute. Quindi ricordatevi di aprire il paracadute tra i 20.000 e i 2.000 metri. Adesso si apre così e poi piano piano si apriva del tutto. Beh, all'improvviso in realtà si apriva del tutto. Tipo a 500 metri si apre del tutto. Le merendine celebrative. Io lo voglio le merendine. No, ho fatto ripeti. Era l'ultima. Comunque era l'ultima missione, credo. L'abitudine di cliccare sul bottone più a destra mi ha fatto ritornare a ripetere la missione. Mannaggia. Torniamo al centro di addestramento e vediamo se abbiamo completato la prima fase, la prima sessione. Che è anche la più semplice, ovviamente. Ok, lo spazio è tutto, l'abbiamo completato. Quindi per questo video, appunto, è tutto. Vi aspetto nei prossimi video che saranno Evitare il suolo, le orbite sono strane e i trasferimenti orbitali. Grazie per avermi seguito e alla prossima.